si è messa al sicuro così. Bene, io ringrazio i colleghi per la presenza, ringrazio anche il collega Spagnolli per aver proposto questa audizione. Tutti abbiamo in memoria la drammatica pagina di storia scritta a Srebrenica nel 1995. L'anno prossimo ci sarà, ahimè, la triste ricorrenza del trentennale. Il massacro compiuto il 9 luglio 1995 costò la vita a migliaia di esseri umani. È una vicenda che interroga a fondo la nostra coscienza, anche perché il 16 aprile del 1993, anche questa è una data infausta in questo contesto, le Nazioni Unite approvarono la risoluzione 819 che avrebbe dovuto mettere in sicurezza quell'area. Oggi il direttore del memoriale di Srebrenica, che nuovamente ringrazio, ci offrirà una testimonianza molto importante del valore del ricordo della memoria. E prima di concedergli la parola, la solita breve comunicazione di servizio, informo che ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il proseguo dei lavori. Io prima di dare la parola vorrei nuovamente ringraziare appunto chi ha organizzato questa audizione. Do il benvenuto, ancora prima di dare la parola, al direttore del memoriale di Srebrenica, dottor Emir Suljagić, che saluto e ringrazio per aver aderito al nostro invito. E quindi do ora a lei la parola. Grazie. Dobar dan, meni je čast da sam danas ovdje i privilegija da se mogu obratiti i da se mogu obratiti u ovom visokom domu. Ringrazio per l'opportunità e l'invito e per l'occasione di parlare in questa importante casa di rappresentanza politico-istituzionale. Volevo esprimere un'altra priliku da se zahvalim. Wait a moment. Okay. Se noi facciamo così possiamo le fare. Okay. We're gonna I'll speak in this one. Yes. Okay. Good. Volio bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim senatoru Spanjoliju, koji je bio u posjeti memorialnom centru u Srebrenici 2014. E grazie particolare al senatore Spagnolli, che so che come sindaco era venuto a visitare il memoriale di Srebrenica nel 2014. Volio bih da se zahvalim Republici Italiji, zato što je jedan od inicijalnih kosponzora rezolucije o Srebrenici koja će se naći pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija 2. maja ove godine. E ringrazio anche, colgo l'occasione per ringraziare la Repubblica Italiana, che è stata uno dei sostenitori fin dall'inizio della votazione che ci sarà il 2 maggio alle Nazioni Unite sulla risoluzione per Srebrenica. I volio bih da iskoristim ovu priliku da kažem par stvari o važnosti te rezolucije i o važnosti njenog usvajanja. E quindi partirei dicendo qualcosa a proposito dell'importanza di questa risoluzione che verrà votata appunto il 2 maggio dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Za razliku od svih drugih genocida u istoriji, ovaj je počinjen doslovno pod zastavom Ujedinjenih nazija. È importante perché, a differenza di altri genocidi che sono successi nel corso della storia, questo è stato commesso sotto la bandiera delle Nazioni Unite. I utoliko je važnije da Ujedinjene nacije priznaju podrškom ove rezolucije, da Generalna skupština podrškom ove rezoluciji na izvjesnom nivou prizna i svoj dio odgovornosti za to.
E per questo è importantissimo che appunto le Nazioni Unite, che dovevano garantire la protezione della zona di Srebrenica, con questa risoluzione in qualche maniera si assumano un pezzo di responsabilità per quello che è successo. Međutim, važnije i od toga je moje uvjerenje da će ova rezolucija konačno postati brana jednoj bujici negacionizma i historijskog revizionizma koja se pojavila u bivšoj Jugoslaviji u zadnjih nekoliko godina. E altrettanto questa risoluzione dovrebbe diventare una forma di difesa contro una ondata di negazionismo e revisionismo che sta avvelenando i rapporti tra i popoli ex jugoslavi. I da sam došao ovdje da se bavim nečim drugim osim ljudskim pravima, bio bih vam u stanju reći da je negiranje genocida jedna od centralnih tema vanjske politike nekih naših susjednih zemalja. Questo lo dico perché occupandovi, voi essendo una commissione dei diritti umani, sicuramente capite come, riuscite a capire come il negazionismo sia un grosso problema, perché è nelle agende politiche di alcuni dei nostri stati vicini. Međutim, nisam ovdje došao, zbog toga došao sam da podsjetim na to da lekcije Srebrenice ne smiju ostati nenaučene. Io vi ringrazio per l'opportunità di questo invito che mi dà l'occasione di riprendere quella che loro chiamano la lezione di Srebrenica. I iz Srebrenice, odnosno iz slučaja iz Srebrenice, možemo naučiti i kako nešto ne raditi. Da Srebrenica possiamo imparare come non fare determinate cose. Kako ne dopustiti da nasilje eskalira. Come non andare nella direzione di lasciar escalare la violenza. Kako ne nuditi napadačima i agresorima ustupke. Come fare in modo di non fornire agganci a cui appoggiarsi a chi sta attaccando con la violenza delle armi. Kako pojedincima odgovornim za genocid ne nuditi mogućnost da se sa njima pregovara. Come fare in modo di non accettare di dialogare ai tavoli delle mediazioni con i criminali di guerra. E kako dotata per la procedura informativa che sta per iniziare. La riunione dell'ufficio di presidenza prevede lo svolgimento di audizioni in videoconferenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge del numero 1.000. Sve što se danas događa u Ukrajini, ali doslovno sve, se prije 30 godina i prije 30 i više godina događalo u Bosni i Hercegovini i u bivšoj Jugoslaviji. Questo lo dico perché tutto quello che stiamo vedendo succedere adesso in Ucraina noi l'abbiamo visto succedere esattamente 30 anni fa in ex Jugoslavia. I kada se Ukrajincima oduzima pravo da se brane, onda se hoda dobro utabanim stazama iz ranih 90-ih kada se Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini oduzimalo pravo da se brane. E to je, per esempio, togliendo, depotenziando la possibilità per gli ucraini di difendersi, si va nella stessa direzione che era stata presa con la Slovenia e la Croazia all'inizio degli anni 90 rispetto appunto a difendersi dall'aggressione della Serbia. Kada Putinov režim u Ukrajini outsorsira nasilje takozvanim malim zelenim ljudima. Quando il regime di Putin delega, subappalta l'uso della violenza ai cosiddetti piccoli uomini verdi, quindi alle forme paramilitari di eserciti paramilitari.
onda, i, onda on hoda stazama koje prije njega utabao Slobodan Milošević u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. È la stessa direzione che prese Slobodan Milošević negli anni 90 rispetto alla Croazia e alla Bosnia e Herzegovina. I da budem potpuno otvoren, ne mogu da vjerujem da posle samo 30 godina gledamo istu stvar i pravimo iste greške. E per essere molto franco, faccio fatica a capacitarmi che a 30 anni di distanza si stanno facendo gli stessi identici errori. Kad je riječ o Srebrenici, ja sam došao ovdje da kažem da mi već 30 godina tražimo priznanje onoga što smo preživjeli. Ritornando a Srebrenica, uno dei motivi anche per cui siamo qui è perché negli ultimi 30 anni il nostro lavoro è andato nella direzione di cercare di ottenere riconoscimento rispetto a quello che abbiamo vissuto. Ni Bosna ni Srebrenica nisu fusnota u europskoj istoriji. Nel senso che tutto il lavoro del centro memoriale va nella direzione di evitare che Srebrenica rimanga una nota a margine nei libri di storia. Naše iskustvo je zapravo, ako je bilo šta, naše iskustvo je evropsko. Se è successo qualcosa dovrebbe far parte della storia europea. I Srebrenica nije, kao što sam malo prije rekao, Srebrenica nije događaj iz prošlosti, Srebrenica je upozorenje iz budućnosti i iz sadašnjosti. Srebrenica non deve rimanere un evento del passato, ma dovrebbe essere un monito per il futuro e per il presente. Ne moramo valjda uvijek dopustiti da dođe do masovnog ubijanja civila da bi reagovali, da bi podigli glas. Una delle questioni che rimane aperte è che dovremo riuscire a trovare modi di non arrivare al punto in cui sono già state ammazzate decine di migliaia di civili per reagire. I ako nas raspad Jugoslavije, ako nas bosansko iskustvo, ako nas Srebrenica uči nečemu. E se la dissoluzione della Jugoslavia e il genocidio di Srebrenica ci dovrebbero far imparare qualcosa? Onda nas uči tome da u takvim situacijama ključ je rano uključivanje, rana intervencija. Questo insegnamento dovrebbe essere che la chiave per evitare appunto i genocidi è intervenire subito appena ci sono i chiari segnali dove si sta andando. I sa masovnim ubicama nema pregovora. Sa masovnim ubicama se ne može, dakle, s njima se ne može razgovarati i pregovarati i ne možemo ih tretirati kao bilo koje druge šefove država. E con gli assassini di massa, chi ha in testa questi piani genocidiari non è possibile trattare e non possono essere considerati come qualsiasi altro interlocutore nelle mediazioni. Sa onim političarima i onim javnim figurama koji negiraju genocid, također ne možemo razgovarati ravnopravno i tretirati ih ravnopravno. E altrettanto non possiamo trattare allo stesso modo i politici o i personaggi pubblici che negano il genocidio. Jer odlukom da negiraju genocid, da negiraju holokaust, da šire mržnju, oni se sami stavljaju izvan pravila kojima je definisan naš zajednički, naš život. Negando il genocidio, negando la Shoah, loro si pongono fuori da quelle che sono le regole della convivenza civile sulla quale si basa la nostra vita. I potpuno je besmisleno da ih iznova i iznova zovemo i pozivamo i nudimo priliku da to prestanu raditi. Jer oni to nikad ne prestaju raditi. Non ha senso, è totalmente insensato dargli l'opportunità invece di essere degli interlocutori con il mondo civile, il mondo del diritto civile. Srebrenica nas također, dakle, Srebrenica je također ozbiljna tema kada je riječ o prevenciji genocida u budućnosti. Rispetto al futuro, Srebrenica è un punto chiave per quello che è il tema della prevenzione dei genocidi. I uči nas da tamo gdje nema jasne i jasno artikulisane volje da se spriječi masovno kršenje ljudskih prava. E ci insegna che dove non c'è la chiara volontà di impedire la violazione massiva dei diritti umani. Nema nikakve veze koliko vojnika imate na terenu. Non conta, i kakvu vojnu silu imate na terenu. Non conta che tipo di forza militare avete sul terreno perché è la volontà di fermare il genocidio che è importante. Jer ono što je potrebno
je, kao što rekao, jasna, artikulisana volja da se to ne dogodi. Quindi la necessità di definire una chiara volontà di impedire che succeda un genocidio. Treća stvar, Srebrenica nas, ili četvrta, Srebrenica nas uči da je, i ne treba bježati od toga, da su genocidi i da je genocid u pravilu politički projekt. Srebrenica ci insegna un'altra cosa e non dobbiamo scappare da questa considerazione, che il genocidio fa parte di determinati obiettivi politici. Moji kolege iz memorialnog centra koji su danas došli ovdje su preživjeli genocid ili kao djeca, ili, pa kao djeca u principu, niko od njih nije bio punoljetan. I colleghi del memoriale che sono seduti qui con noi oggi sono dei sopravvissuti al genocidio ed erano tutti o bambini o appena maggiorenni. I ja bih vam ovdje ili oni mogli pričati priče od kojih bi vam se srce slomilo. E potrebbero raccontare delle storie che spaccherebbero il cuore. Ali nije poenta u tome. Poenta u tome da znamo da takvih priča i svjedočanstava od kojih se srce lomi ne bi bilo da nije bilo političke odluke da se to dogodi. Però il punto non è questo, il punto è che storie di queste tragedie personali e collettive di questo tipo non sarebbero successe se non ci fosse stata la volontà politica di arrivare a un genocidio. I neko je morao donijeti odluku, neko je morao donijeti odluku da odvoji resurse potrebne za to, neko je morao donijeti odluku da odvoji ljude potrebne za to, neko je morao svaki genocid se na kraju može svesti na količinu potrošenog dizela i benzina. E qualcuno ha preso le decisioni politiche per destinare risorse a realizzarlo, per destinare risorse umane, risorse finanziarie. Si potrebbero misurare le volontà politiche intorno ai genocidi con quanti galloni, litri di benzina sono stati forniti ai mezzi militari per andare a realizzarli. Quindi sono decisioni politiche tracciabili. Srebrenica se može svesti i prebrojati u broju poveza za oči, broju poveza za ruke, broju metaka ispaljenih u ljude, broju autobusa, broju kamiona, broju teške mašinerije koja je korištena za masovne grobnice. Svaki genocid može. Srebrenica, come ogni genocidio, si può misurare con il numero delle bende usate per bendare le persone, dei fili di ferro per legare le mani, il numero delle pallottole usate per ammazzare le persone. È un'economia sopra la quale ci sta appunto una volontà, una catena di comando e una decisione politica per destinare risorse a commettere un genocidio. Ja sam jučer u šali, ali možda čak i ne u šali, mom prijatelju Andreju ovdje rekao da je Italija nama jedina susjedna prijateljska zemlja. Ieri scherzando si diceva, non più tanto non proprio come scherzo, però fa parte dell'humor balcanico, che l'Italia è il primo paese confinante amico che ha la Bosnia Erzegovina. Per il fatto che sono circondati da altri paesi che negli ultimi 30 anni si sono dimostrati non proprio così amichevoli. Io tuo ime hoću da članove ove komisije, sve vas, pozovem da iduće godine budete sa nama kada budemo obilježavali 30. godišnjicu Srebrenice. E per questo colgo l'occasione per invitare ufficialmente il Senato della Repubblica Italiana a partecipare alle commemorazioni del 2025 per il trentennale del genocidio di Srebrenica. Mi se te boli sjećamo i commemoriramo je sa prijateljima i sa saveznicima. Noi queste commemorazioni da anni le facciamo con amici e alleati. Tu nema ljudi, nema mjesta za ljude koji imaju bilo kakvih dilema o tome što se tamo dogodilo. Non c'è posto ovviamente in quell'occasione per persone che hanno dubbi rispetto a quello, alla categoria a cui appartiene quello che è successo. Tu nema mjesta dilemi. Non è un posto di dilemmi, di dubbi il memoriale di Srebrenica. Nema mjesta dilemi zato što nasuprot glasu koji bije Balkan, genocid u Srebrenici je jedan od najdokumentovanijih i najdokazanijih zločina ikad počinjenih. Anche per il semplice motivo che il genocidio di Srebrenica è uno dei più documentati della storia del Novecento. Zato što se u središtu te operacije genocida nalazila vojska.
Al centro delle operazioni c'era una forza armata. I zato što su vjerovali da će uživati potpunu nekažnjenost. Che ovviamente ha lasciato tracce, infinite tracce documentali, per l'arroganza di pensare di farla franca. Mi zahvaljujući tome, oni su sve bilježili. Grazie a questa loro arroganza hanno documentato tutto. Bilježili su koliko su goriva potrošili za kopanje masovnih grobnica. Quanta benzina hanno documentato, perfino quanta benzina hanno usato per le macchine movimento terra per scavare le fosse comuni. Bilježili su koliko je autobusa i kamiona bilo potrebno za odvoženje zarobljenika na mjesta strijeljanja. Hanno registrato quanti camion e autobus sono stati necessari per portare le persone catturate ai luoghi di esecuzione. Zabilježili su ko su bili ljudi koji su pucali. Hanno tenuto traccia di chi ha sparato. I sve ostale činjenice smo mi dokazali na sudu. E tutto questo è stato poi ovviamente materiale processuale. Ustanovili smo, Srebrenica je dala jedan ajde bit ću sarkastičan, doprinos svjetskom arhitektonskom nasljeđu u vidu sekundarne i tercijarne masovne grobnice. Srebrenica, tra le altre cose, è stata un caso di studio per quella che è l'architettura di come si fa un genocidio, la struttura delle fosse primarie, secondarie e terziarie è diventata letteratura per chi vuole commettere crimini di massa di questo genere. Ništa u vezi sa Srebrenicom se ne može protumačiti kao drevni sukobi balkanskih plemena. Niente di quello che succede, che ha come apice Srebrenica, può rientrare nella categoria di scontri primitivi tra tribù balcaniche. Sve je zabilježeno. È modernissimo, è tutto, è assolutamente novecentesco, è tutto documentato. I način na koji smo mi na kraju krajeva utvrdili identitet svakog koji je ubijen. E il metodo attraverso il quale loro sono riusciti a determinare l'identità di ogni singola persona uccisa. Što nigdje niko nije morao da uradi. Cosa che non, prima nella storia non è stata necessaria per nessuna categoria umana oggetto di genocidio. Način na koji smo to uradili, dakle, bilo prvo je pilotiranje masovne upotrebe DNK tehnologije u identifikaciji nestalih. È stato anche questo un, diciamo così, un'eccellenza scientifico-tecnologica che vede l'impiego massivo dell'analisi del DNA per l'identificazione e riconoscimento di ogni singola persona uccisa nel genocidio. Danas je to pitanje svih pitanja u Iraku, u Siriji i bit će pitanje svih pitanja u Ukrajini. Questa letteratura scientifica sta alla base di domande, di questioni di questo genere che si porranno poi in Iran, Irak, Siria, Libia, Ukraina. Dakle, govorimo ovdje o desetinama, vjerojatno stotinama hiljada nestalih, pogotovo u Siriji. Sì, dove ci sono diverse decine di migliaia di persone scomparse, si fa riferimento alla metodologia sviluppata. Jer na izvesnom nivou, kao što sam imalo ranije rekao, sve se to već dogodilo u Bosni i Hercegovini, prije 30 godina. E qui ritorniamo a quello che dicevo prima, tutto quello che sta succedendo intorno a noi adesso, 30 anni fa, è successo in Bosnia e Herzegovina. I samo je eskaliralo, zato što smo stajali po strani, uključujući nas. E sta solo escalando perché lo stiamo guardando, come dire, da parte, da spettatori. Jer smo se svi opustili. Perché ci siamo forse un po' rilassati su certe cose. I svi mislimo da, i svi ovo blagostanje koje uživamo shvatamo zdravo za gotovo. E forse il livello di diritti e benessere che fa parte della nostra quotidianità lo diamo un po' troppo per scontato. Al smo u februaru 2022 naučili da to što se dogodilo u Bosni i u Jugoslaviji i u Srebrenici nije bio nikakav atavizam. Però abbiamo visto a febbraio di due anni fa che quello che è successo in Bosnia e Herzegovina 30 anni fa non si trattava di primitivismo. Atavizam. Atavismo. Ok. Za zaključak, pošto su mi, ne znam imamo li vremena, a i neću da duljim, radije bih razgovarao sa vama. Mi piacerebbe parlare di più, però so che ci sono dei tempi precisi, per cui per concludere. Ja sam danas ovdje u ime jedne grupe ljudi, prije svega u svoje ime.
Io sono qui ovviamente come direttore del personale, ma rappresento qualcosa di più. Direttore del memoriale, scusa. Al sam ovdje danas i u ime jedne grupe ljudi kojima niko nije davao nikakve izglede. Però rappresento un gruppo di persone un gruppo di persone, un gruppo umano al al quale nessuno dava delle chance, delle opportunità. Niko nam nije davao izglede da će prvo ja sam u julu 95. stajao pred Ratkom Mladićem. Io per esempio a luglio del 95 ero a un metro da Ratko Mladić. I da mi je neko, meni ili njemu, tada rekao da ću ja 29 godina kasnije biti pred Komisijom za ljudska prava Senata Republike Italije, to nije bilo ni u istom univerzumu u kojem smo mi postojali. E se qualcuno quel giorno lì avesse detto a me e a lui che io 29 anni dopo sarei stato davanti alla Commissione per i diritti umani del Senato della Repubblica Italiana, stavamo parlando di universi impossibili? Niko nam nije davao nikakve izglede da ćemo, niko nam nije vjerovao. Nessuno credeva che saremmo potuti diventare qualcosa perché l'obiettivo era appunto lo sterminio. Niko nam nije davao nikakve izglede da ćemo identificirati, da ćemo pronaći masovne grobnice. Nessuno credeva che avremmo potuto ritrovare le fosse comuni. Niko nam nije davao nikakve izglede da ćemo uspjeti identificirati, utvrditi ponovo identitet naših najbližih čija su tijela lomljena bagerima i rovokopačima. Nessuno pensava che saremmo riusciti a ridare identità a decine di migliaia di nostri consanguinei fatti a pezzi dalle ruspe e dalle pacchere durante le operazioni di inumazione e resumazione. E niko nije vjerovao da će ljudi odgovorni za to biti kažnjeni. E nessuno pensava che gli autori di questi crimini sarebbero stati poi condannati. I to se sve dogodilo zato. E tutto questo invece è successo perché što je to što je na kraju ipak kreirana svijest da je to naš zajednički gubitak i da je kažnjavanje počinilaca naš zajednički zadatak. È successo perché è scattata una molla nella coscienza internazionale che ha capito che arrivare alle condanne degli autori del primo genocidio in Europa dopo la seconda guerra mondiale era una questione rilevante per la salute della comunità internazionale. Tu ricordi? Avrei finito. Grazie. Grazie per questa testimonianza. Effettivamente la comunità si è un po' addormentata sui pericoli a cui è sottoposta. Do la parola al collega Spagnoli perché non ho voce. Grazie. Ecco, grazie Presidente, grazie anche al direttore del memoriale. Solo per qualche considerazione anche sulla base della mia personale esperienza. Perché noi quando facciamo riferimento a questi eventi pensiamo di essere lontani, no? Ma Srebrenica in lingua originale significa Argenta. Argenta era la città creata dai romani nella valle della Drina, a poca distanza da Srebrenica, perché c'erano miniere d'argento. La Drina è un affluente del Danubio che è un po' più in là e quindi il limes dell'impero romano era spostato, ma questo era territorio romano, c'è una relazione diretta tra la nostra città, dove la città capitale dove ci troviamo, e quell'area che pare così distante. La Bosnia era, nell'ambito della ex Jugoslavia, un territorio abitato da diverse comunità etnico-religiose. C'erano i serbi ortodossi di religione, c'erano i bosniaci musulmani di religione, c'erano anche una piccola componente di cristiani cattolici croati che convivevano con tutte le difficoltà che hanno queste convivenze.
quando si verificarono i fatti degli anni 90, qualcuno si fece venire in mente che si poteva far fuori quegli altri. E questo qualcuno alla fine furono i serbi, non che gli altri fossero probabilmente poco portati, ma lo erano di meno, i serbi erano i più forti e in quell'occasione fecero un'operazione assolutamente mirata, perché gli 8.000 errotti morti e ammazzati di Srebrenica sono quasi solo maschi, perché vennero ammazzati apposta, miratamente, gli uomini e i ragazzi, non le donne che magari subirono altri destini, ma l'abbattimento, vennero giustiziati sostanzialmente come fossero delle vittime sacrificali gli uomini e i ragazzi. Ebbene, io sono stato ad Auschwitz, sono stato a Mauthausen, sono stato in altri posti dove si sono verificati eccidi, massacri, e devo dire, la cosa che distingue Srebrenica da quei luoghi là è che a Srebrenica sono intervenute le tecnologie, come diceva il direttore, cioè col DNA sono riusciti a risalire ai nomi dei singoli morti, anche se fatti a pezzi nelle fosse comuni, cosa che non è stato possibile nelle foibe, cosa che non è stato possibile nelle fosse comuni dei campi di concentramento nazisti. Quindi c'è una qualità della conoscenza oggi di quell'eccidio molto più articolata di quelli precedenti, che quindi lo sentiamo più, cioè è un'opportunità per sentirlo più come nostro, perché dici, ma porca miseria, qui ci possono essere, cioè c'erano i padri, i nonni, i fratelli, le persone che adesso sono ancora lì. Ecco, questo secondo me è la cosa che più prende. Infatti ringrazio anche il direttore di questo invito che ha fatto al Senato della Repubblica, che noi qui rappresentiamo, per partecipare agli eventi del trentennale, perché credo che sarà per chi ci andrà un'esperienza estremamente coinvolgente e formativa. Quello che sta succedendo intorno a noi, a partire dal Nagorno-Karabakh, dove abbiamo visto cos'è successo, per poi arrivare a questa volontà manifesta che abbiamo sentito ieri dai ministri Tajani e Crosetto, per cui c'è al mondo popoli che vogliono l'annientamento di altri popoli, come nel caso dell'Iran nei confronti di Israele, o della Russia nei confronti dell'Ucraina. Ebbene, tutto questo non è altro che la ripetizione, la reiterazione di storie già viste, tra cui Srebrenica. Grazie di questa testimonianza. Collega Bilotti. Acceso? Sì. Ok, perfetto. Buongiorno. E grazie per essere qui oggi e per aver condiviso l'importante lavoro che come centro commemorativo di Srebrenica portate avanti. Io veramente ricordo con orrore le prime notizie che iniziarono a giungere dai telegiornali italiani negli primi anni 90. Ero una bambina, avevo 10 anni nel 92, e ho forte questo ricordo perché parallelamente quando a scuola studiavo l'Olocausto, poi vedevo in televisione le immagini delle fosse comuni. E per questo reputo davvero importante e fondamentale la presenza di un centro quale quello che lei dirige, anche perché anche nei passaggi della sua dichiarazione lei è stato molto chiaro nel ribadire, cosa che condivido, di come certe volte la nostra quotidianità, la quotidianità che noi occidentali abbiamo la fortuna di vivere, forse non ci dà pienamente il polso di quello che succede in certe parti del mondo. Io però ho una domanda diretta, proprio alla luce della sua esperienza sui crimini di guerra e di genocidio, in considerazione della sua storia personale e del ruolo che lei ricopre. A proposito dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, cosa che ci tengo a ribadire anche in questa sede, attacco da parte sanguinoso di terroristi ingiustificabili che noi condanniamo comunque come Italia, come partito politico, senza se, senza ma, lei ha ricordato che ha dichiarato che le ricordava i primi giorni di guerra in Bosnia. Ora io vorrei chiederle, alla luce delle violenze e della violazione dei diritti umani che sono in corso a Gaza, dove si teme
il perpetrarsi del genocidio del popolo palestinese da parte delle forze israeliane, una sua dichiarazione, una sua, diciamo, vorrei avere la possibilità di confrontarmi in questa sede con una persona della sua taratura, e le chiedo questo anche alla luce del fatto che, come sicuramente lei è al corrente, in molti stati hanno chiesto alla Corte Internazionale di Giustizia di procedere per genocidio, e la Corte a questo proposito, con un'ordinanza, la 192 del 26 gennaio del 2024, ha già adottato delle misure cautelari nei confronti dello Stato di Israele, ritenendo plausibile, e sottolineo plausibile, l'accusa di genocidio. Ricordiamo che ad oggi si parla della morte di quasi 30.000 persone. Grazie. Ci sono altre domande? A voi per la replica. Ok. Hvala vam prije svega. Dakle, pričat ću vam krajnje otvore, ja sam kao direktor Memorijalnog centra Srebrenica bio pod ozbiljnim pritiskom dva različita dijela javnosti u Bosni i Hercegovini. Una premessa necessaria: come direttore del Memoriale di Srebrenica, quando è iniziato appunto dopo il 7 ottobre l'escalation della violenza a Gaza, è stato esposto ad una notevole pressione mediatica da due parti polarizzate della società bosniaca. Jer ovaj sukob je polarizirao cijeli svijet, pa tako i Bosnu i Hercegovini. Questo lo scontro che c'è giù ha polarizzato tutto il mondo, quindi anche la Bosnia e Herzegovina, ovviamente. Pritom sam imao jedan vrlo ličan problem tu. Ho avuto un problema personale con questo tema. Naime, prva stvar koju sam ja, doslovno, prva stvar koju sam ja vidio ujutru 7. oktobra, bilo je tijelo žene polugole koju su na pikapu vozila i na njoj sjedila dva pripadnika Hamasa. La prima immagine che ho visto quando ho acceso la TV per vedere le notizie è stato il corpo di una donna fatta a pezzi, mezza nuda, su un pick-up attorniata da due... Una delle prime immagini che probabilmente vi ricordate, con due militari di Hamas intorno. I... Ja ću vam reći krajnje otvoreno, dakle, moja jedina asocijacija na to bila je ulazak takozvanih Harkanovaca, odnosno Miloševićevih paravojnih snaga u Bratunac, u moj rodni grad, u kojem su oni uradili isto to. Ubili su lokalnog pekara, vezali ga za auto i onda ga vozali po gradu. E mi è immediatamente ritornato un flashback. Aprile 92 entrano a Bratunac, che è il suo paese di origine, che è a 9 km da Srebrenica, i paramilitari di Arkan, quindi i servizi del Ministero degli Interni di Milošević dalla Serbia, che hanno fatto la stessa identica cosa: hanno ucciso il panettiere. Il panettiere del suo quartiere, e lo hanno attaccato al pick up e ci hanno fatto il giro per la piazza del paese. I da vam pravo kažem, dakle, to je bio trenutak, ja sam jako dugo šutio o tome. Šutio sam o cijeloj ovoj stvari, nisam htio da iznosim svoj stav. E questo mi ha fatto salire un muro di silenzio, perché non riuscivo a verbalizzare questa associazione. Šutio sam zato što sam bio retraumatiziran. Mi ha ritraumatizzato. I šutio sam zato što sam osjećao da je nepravedno da se od nas, koji smo preživjeli takvu ljudsku katastrofu, traži da budemo suci u drugim stvarima. Lì mi sono reso conto che forse è un po' troppo chiedere a noi, che siamo stati testimoni diretti e sopravvissuti di una cosa simile, di diventare giudici, di giudicare questa cosa qua. È molto difficile. Međutim, u situaciji u kojoj ne raspolažete adekvatnom silom, kakvom nismo ni mi raspolagali 92. godine da se odbranimo, mi u Bosni i Hercegovini smo krenuli putem traženja međunarodne pravde. Per esempio, una questione molto complicata che mi ha fatto
incrociare questa immagine qua è noi in Bosnia e Erzegovina negli anni 90 eravamo nella situazione di essere più deboli a livello di forza da mettere in campo, e l'unica strada che avevamo era quella di cercare il sostegno internazionale, la protezione internazionale. Išli smo pred međunarodni sud pravde. La giustizia internazionale. Zbog nas je osnovan međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Sapete che per quello che succede in ex Jugoslavia viene istituita la corte ad hoc per i crimini di guerra in ex Jugoslavia. Danas postoji stalni međunarodni krivični sud u Hagu. Adesso sulla base di questa esperienza esiste una corte permanente. I ako mogu reći ljepota, ali nije ljepota, treba mi neka druga riječ. Dakle, i vrlina takvih institucija je da imaju resurse, da imaju ljude i da imaju mandat da istražuju između ostalog i ovo što se događa u Gazi. È bello, anche se non è la parola corretta per questo tipo, perché si occupano di cose che non sono belle, però è positivo che la comunità internazionale abbia destinato nel corso del tempo, dagli anni 90, sulla base dell'esperienza dell'ex Jugoslavia, risorse a creare dei dispositivi, degli strumenti di questo tipo che hanno le competenze per capire e giudicare quello che sta succedendo a Gaza. Ja sam i svojim jevrejskim i svojim arapskim ili muslimanskim, ne znam mnogo arapa, mnogo više ja ne vjerujem. Ja sam i svojim jevrejskim i svojim muslimanskim prijateljima rekao da ne koriste olako tu riječ genocid. Lui ha detto sia ai suoi amici ebrei che musulmani di non usare in maniera superficiale la parola genocidio. Genocid je pravna kvalifikacija. È una categoria giuridica. Ja sam imao tu vrlo upitnu privilegiju da gledam kako je dokazati genocid na sudu. Ho avuto il privilegio di seguire delle fasi della determinazione, di come si arriva a determinare la categoria del genocidio. I sudovi imaju potpuno drugačije standarde. E i tribunali hanno degli standard diversi da quelli culturali. Na sudu su potrebni dokazi. In tribunale servono prove. Svjedočenja. Testimonianze. Kost, DNK, ossa, resti umani. Moja preporuka svakome jeste da ovo malo međunarodne pravde što imamo, ovo malo mehanizama, malobrojne mehanizme koje imamo, da ih jačamo, jer samo na taj način možemo doći na kraju do nekog zaključka. Mio consiglio, se posso dire così, è quello di rafforzare quei pochi strumenti e dispositivi di diritto internazionale che abbiamo proprio come tutela rispetto appunto alle cose di cui stiamo parlando, alle categorie di cui stiamo parlando. A to je trenutno jedino čime se niko ne bavi, trenutno je to. E l'unica cosa di cui non si sta occupando nessuno è proprio questa. Niko nema istraga. Non ci sono ricerche. Niko ne vodi istrage, dakle ne vodi, govorimo o krivičnoj odgovornosti. Stiamo parlando di indagini sulle responsabilità criminali. Zaboravite sad da je odgovornost države. To se rješava na Međunarodnom sudu pravde. Niste to razumio. Na Međunarodnom sudu pravde se vodi postupak između država. Alla Corte Internazionale di Giustizia si svolgono cause tra stati. Ali pitanje individualne krivične odgovornosti. Però qui il tema sono le responsabilità penali individuali. Je nešto čime se može pozabaviti, dakle samo, evo u ovom trenutku imamo jedan takav mehanizam. Perché attualmente abbiamo solo un meccanismo, uno strumento che si occupa delle responsabilità criminali individuali. Ja bih volio da vidim da je međunarodni sud, stalni međunarodni krivični sud, lui vorrebbe vedere la Corte di Giustizia Internazionale uključen u još neke sukobe osim one u Africi. Occuparsi di altri conflitti, di altre guerre e non solo quelle in Africa o Medio Oriente. Jer je međunarodni sud, stali međunarodni krivični sud postao sud za siromašne na svijetu. Perché sembra che sia diventato il tribunale delle guerre nei paesi poveri. I to bi bio moj odgovor. Ja nemam, bježim, da vam pravo reći vam krajnje otvoreno, dakle bježim od toga da ja iznosim moralne osude, kamoli nekakve pravne kvalifikacije sa pretenzijama da budu konačne.
Questa sarebbe la mia risposta. Mi rendo conto che probabilmente la sto schivando proprio per il fatto che non mi sento adeguato a dare giudizi morali e tantomeno giuridici rispetto a quello che sta succedendo. Lei non si deve sentire in difficoltà con la nostra commissione. Forse era una domanda che poteva non essere posta, perché oggi noi parliamo di una strage e forse abbiamo stravalicato quello che era il perimetro entro il quale muoverci. Quindi, nel modo più assoluto, non, ecco, anche perché voi avete una ferita che è ancora aperta, quindi magari con una domanda così vi abbiamo riaperto una ferita e non era nostra intenzione. Nije to sporno, možemo pričati o bilo čemu do ujutru, ja sam odrastao muškarac, imam 50 godina. Dice, no, non è, grazie per l'attenzione, però è piuttosto carrozzato. Dice, ho 50 anni e sono anche messo bene, quindi possiamo parlare di tutto quello che volete. Ali ako postoji neki, hajde da ga nazovem, dakle, policy koji bi trenutno, dakle, koji bi ja zagovarao na vašem mjestu, onda je to jačanje međunarodnog suda, međunarodnog krivičnog suda. Sì, io, come dire, facendo un'ipotesi cinematografica, se fossi al vostro posto come ruolo, proverei in tutti i modi a investire energie per potenziare la capacità di intervento della Corte Internazionale di Giustizia. Jer njihov je to posao, nije posao bilo čiji, da utvrde da li je to što se događa u Gazi genocid ili nije. To je, nije to lako utvrditi, ali imamo mehanizam, imamo instrumente i to je njihov posao. È difficile dimostrare un genocidio, ci vogliono risorse e strutture, c'è uno strumento che ha bisogno di essere molto forte per poter fare il suo lavoro. I sve drugo će nas dovesti do toga da učestvujemo u jednoj toksičnoj debati u kojoj ćemo na kraju doći do Kajna i Abela, razumiješ? Dakle, vodeći razgovor o tome ko je bacio prvi kamen. Il rischio è quello di iniziare una discussione tossica che ci porta a Caino e Abele e ragionare su chi ha lanciato il primo sasso. Ma tu è besmisleno, non ci nasce niente dove, stai, cioè, non risultata. Non ha senso, non produce risultati questa cosa. Dakle, iz mog iskustva životnog, ja sam imao tu također upitnu privilegiju da svega 6 godina nakon što sam preživio genocid, budem na sudu u Hagu i da izvještavam o sasuđenju Slobodanu Miloševiću. 6 anni dopo il genocidio, questo ve lo dico perché 6 anni dopo il genocidio sono stato chiamato a testimoniare al processo al Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia contro Slobodan Milošević. Iz mog iskustva, kombinacija robusnog međunarodnog krivičnog gonjenja. E secondo la mia esperienza, avere a disposizione degli strumenti robusti di incriminazione per crimini di guerra a livello internazionale. I politička volja, politička volja da se ponavljanje zločina spriječi u budućnosti može rezultirati kao prevenciju. E la volontà politica di non arrivare ai genocidi, il combinato disposto di queste, dello strumento e della volontà politica è la prevenzione dei genocidi. Ali gdje jedno od to dvoje nedostaje, nema ništa. Quando uno di questi due elementi è debole, non funziona nessuno dei due. Evo da vam dam primjer. Un esempio. Dakle, u julu 1995. je završena, ajde, završena. Počinje, najveći dio operacije u Srebrenici je završen u julu 1995. Vojna. L'operazione militare per la conquista della zona protetta di Srebrenica termina a luglio del 95, cioè ha successo, funziona a luglio del 95. Dakle, nakon što je obavljeno ubijanje, nakon što je obavljeno pokopavanje, nakon što je, dakle, to je trajalo recimo do oktobra. Do oktobra 95. pokopavanje. Znači, vojna operacija završena u julu, a genocid. Ne, pa završi da objasni zašto, dakle, vidi. Ajde da ti objasnim, pa. Da ti me lo spiega, pa je da. Vidi, dakle, mi smo u julu znali da su ljudi pobijeni i pokopani. A luglio loro sapevano che le persone sono state ammazzate e sotterrate nelle fosse comuni. Ali nismo bili u stanju da dokažemo ništa od toga.
Però non erano in condizioni di provare niente di tutto ciò. I nismo bilo stanje da dokažemo ništa od toga dok Madeleine Albright fino a che Madeleine Albright, koja je tada bila ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u UN-u, u Vijeću sigurnosti UN-u, tako je. Che era ambasciatrice per gli Stati Uniti d'America alle Nazioni Unite. U augustu 1995. Nije na sjednici Vijeća sigurnosti objelodanila satelitske snimke masovnih grobnica nastalih u periodu od te dvije sedmice u julu. August. Da, augusta, pardon, augusta. Agosto del 95, durante una seduta delle Nazioni Unite, ha fatto vedere le foto satellitari degli aerei americani che documentavano lo smottamento dei terreni e ha fatto vedere le fosse comuni. Dakle, ti snimci su poslije korišteni kao dokazi na sudu. Queste fotografie aeree poi sono state usate come prova, ovviamente nei processi. Zbog tih snimaka su ljudi otišli u zatvor. Per queste immagini sono state arrestate e condannate delle persone. I naprosto, dakle, da nije bilo toga, mi bi i danas pričali o genocidu u Srebrenici, ali ne bi imali ono što nam je potrebno, to dokažemo. Per dire che se non ci fossero state questi strumenti, questa tecnologia, oggi parleremo del genocidio di Srebrenica senza averlo provato. Dakle, govorimo, i ovo vam govorim iz iskustva direktora Memorialnog centra. Questa è anche l'esperienza che ho avuto come direttore del memoriale. Ne postoji apsolutno ništa što može zamijeniti materijalne dokaze. Non esiste niente che possa sostituire le prove materiali. Ne postoji apsolutno ništa što može zamijeniti svjedočenja ljudi u kombinaciji sa materijalnim dokazima. E non esiste niente che possa sostituire le testimonianze in combinazione con le prove materiali. I budite sigurni da većina počinitelja genocida svuda na svijetu. E siate sicuri che la maggior parte degli autori di crimini di questo genere da ogni parte del mondo, dok to rade, vjeruju u svoju nekažnjivost, ne kriju se. Finché lo fanno, finché lo stanno facendo, sono convinti che non saranno puniti e non nascondono le prove. I ne kriju ni svoje namjere. E non nascondono neanche le loro intenzioni. Ja znam da ja vama nisam odgovorio na pitanje. Io so che non ho risposto alla vostra domanda. Ali mislim da na ovo pitanje ne postoji odgovor koji je koji dobar ili loš. Però sono convinto che purtroppo non si fa fatica a dare una risposta giusta o sbagliata a questo tema, è complicato. Ja stvarno izvinjam, sad mi je žena. Dakle, morate me... Morate mi dispiace, ma mi ha aperto una cosa infinita. Ja vam ovo govorim iz perspektive nekoga ko još uvijek kad izađe na ulicu može prepoznati ljude za koje znam da su ubijali moje sunarodnike u julu 1995. godine. Questo ve lo dico anche perché io sono una di quelle persone come loro là dietro che quando usciamo per strada a Srebrenica incontriamo altre persone che sappiamo che a luglio del 95 hanno ucciso dei nostri familiari. I ja sam još uvijek na izvjesnom nivou u ratu. E a livello inconsapevole io so di essere ancora in guerra. Nije to pravi rat. Non è ovviamente una guerra vera. Ne puca niko na mene. Non mi spara contro nessuno. Iako zbog prijetnje koje primam moram da imam 24-časovnu policijsku zaštitu. E anche se per le minacce che ricevo ho 24 ore al giorno la protezione fisica. I kao ovaj njemački tužilac iz 60-ih, ne mogu mu se sad sjetiti imena. Fritz Bauer. Kao Fritz Bauer, kad izađem iz memorialnog centra, ja sam na neprijateljskoj teritoriji. E come Fritz Bauer, giudice degli anni 60 che fa la causa contro lo Stato nazista, io quando esco dalla porta di casa sono in territorio nemico. I to je, ja tu živim. Io ci vivo lì. I genocid ima vrlo dug, ono što se zove afterlife, ja ne znam, ima li je čanašnjim za to. Il genocidio ha un post vita, diciamo così, da quando è finito, molto lungo. I ako se to... Ako se to ne riješi, vidite, problem s tim je sljedeći. Ako ne, pogotovo u ovom našem kontekstu. Problem s tim je sljedeći. Dakle, vi ako se ne obračunate sa ratnim zločincima, ratni zločinci vrlo brzo nakon okončanja zločina postanu obični zločinci, postanu kriminalci. Afterlife, nel senso che se non fai subito i conti con tutto quello che ha detto prima, strumenti, meccanismi di forza
eccetera, di chi si deve occupare di queste cose, quelli che erano i criminali di guerra diventano molto presto criminali comuni? Postano organizzano i criminali. Spesso criminalità organizzata diventano? Sve postane corrompirano. E infettano una società facendola diventare corrotta dalla base? Duh zajednice postane corrompirano. L'anima di una società è corrotto? I ja razumijem vašu, dakle, ja vas razumijem, dakle, s tim se, jednom kad se započne, s tim se mora obračunati do kraja i to je još jedna lekcija srebrenica. Capisco benissimo la richiesta di dialogo, è un tema grossissimo, quando si imbocca quella strada lì, e questa sarebbe una lezione per Srebrenica, si arriva ad infettare una società per un tempo incalcolabile, per cui bisogna intervenire prima possibile. Jer takvi zločini, tu imaš jednu stvar, dakle, moram, jako mi je važno da ovo kažem, dakle, takvi zločini uništavaju social trust, uništavaju socijalno povjerenje. Crimini di questo genere devastano quello che è l'unità minima dello stare insieme, che è la fiducia tra le persone. Građani manje vjeruju u svojim institucijama. I cittadini credono meno nelle istituzioni. Manje vjeruju u svojim komšijama, svojim susjedima. Si sfalda completamente la fiducia tra vicini. I život je nakon toga utoliko teži. E ovviamente riprendere la vita in contesti di questo genere è molto difficile. I odražava se na apsolutno sve aspekte života. E infetta qualsiasi aspetto della ripresa della vita nel post conflitto. Ok. All right. Di nuovo grazie per la vostra testimonianza e dobbiamo poi organizzare, se non sbaglio, la visita. Sì, poi nella vedere magari ci troviamo un attimo adesso. Okay. Loro manderebbero, se lo ritenete sensato, come procedura un invito ufficiale. Va bene. Sì, sì, ok, grazie. Okay. Va bene. Cosa dobbiamo fare, cioè cosa ci danno loro, cosa dobbiamo fare noi, cioè se c'è una. Non chiediamo ospitalità, evidentemente l'ospitalità possiamo pagare, però insomma bisogna registrarci a un punto di vista. Non stiamo dicendo Ursula Weiss. Non posso vedo forse. Mettetevi d'accordo voi, poi noi organizziamo. Non ci sono problemi per organizzazione, tranquilli. Nel momento in cui inviate l'invito, poi con gli uffici vediamo di organizzare il tutto attraverso chi dà la disponibilità, la visita e quant'altro. Nuovamente grazie per la testimonianza. Oggi più che mai è importante tenere i riflettori accesi su stragi come quella avvenuta a Srebrenica e momento di riflessione per tutti noi. Quindi la nostra vicinanza e con l'auspicio che non è facile dopo morti così ingiustificate poter ricreare anche un tessuto sociale, perché come diceva anche la fiducia tra vicini viene meno, anche perché quando ti ammazzano un familiare diventa difficile. Speriamo di gettare un piccolo seme per le future generazioni attraverso anche queste testimonianze che ci fanno capire qual è poi il risultato di crimini che portano poi durante gli anni un odio che diventa difficile poi far scomparire del tutto. Grazie di nuovo. Grazie.